Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve amici della 7D! Benvenuti a una nuova puntata di Cuochi e Fiamme. Io sono molto felice oggi perché c'è una sorta di, non vi dico puntata speciale, però sono già abbastanza rilassato perché so chi ci sta dietro la cucina. Prima di arrivare là però, come sempre, lieto di presentarvi Fiammetta Fadda. Per passare poi al nostro pilastro che regge il tavolo e le discussioni se si parla soprattutto di guanciale e pecorino, Riccardo Rossi. Grazie. Perché ho detto pilastro perché pilastro. È romano. Certo, il pilastro l'abbiamo inventato noi, si sa. Chiara Masi, dalle torri invece bolognesi. Chi ha la pazienza di sopportare questo pilastro, sì, oltre le mie due giurate, è Simone Ruggiati. Ultimamente dà anche consulenza telefonica serale. Esatto. Sì, chiamate pure la linea bianca di Ruggiati. Esatto. Allora, dalla provincia di Treviso, Davis. Grazie. Sfida Stefano dalla provincia di Como. Anzi, di Como. Dite che lavoro fate? Siamo cuochi. Ale, arrivederci. Io ti saluto, grazie. Simo, vuoi fare tu la puntata? No, dammi una mano. Perché? Sei contento? Io sì, molto. Allora, noi non, di solito non invitiamo professionisti, però questa volta abbiamo due concorrenti, allora ho detto, li facciamo sfidare così entrambi saranno molto bravi. Quindi anche la giuria sarà anche preparata, sì, e un pochino più puntigliosa. Anche forse, perché il premio oggi in palio non è certo il kit, quello non normale, ma un intero ristorante che è offerto dalla 7D. Chi vince sarà lo chef di quel ristorante. Qui alla Videa, dentro l'Idea. Allora, abbiamo scherzato e riso, adesso forse un po' meno. Ci sono le quattro sfide da affrontare. Sapete come funziona, vero? La prima non dà punti, è veloce, serve a prendere confidenza con la cucina e chi la vince sceglie il tema o il piatto della prova successiva. È di manualità. Mousse di tonno, tanto nel suo cocottina a pesce, che la riprende un po' perché il colore non è proprio dei più vivaci. Però è buona quella che si fa con il tonno in scatola, ricca. Lo sapevo. 3 minuti per farla, via. Tra l'altro, il nostro Dino De Bellis, che io sempre ringrazio. Sempre. Che è colui che gestisce non il bistrò, bensì il dietro le quinte delle nostre cucine. Com'è? Ha preparato questa mousse anche piuttosto abbondante. Beh, se c'è un pezzetto di crema, un pochino. Sai che questa è ottima per il pane che fai tu, perché Riccardo Rossi ha una ricetta incredibile per il pane. Lui, sì, prende il pane affettato, fresco, sì, sì, e lo compra una volta a semestre. All'anno, sì, a semestre, sì. A semestre. Poi lo congela. Sì. E poi, giustamente, perché affettato, mica scemo che tira, no, fuori il mezzo chilo, no, no, tira fuori le fette che servono, sì, e fa la cottura più 118, cioè, esatto, da meno 18 che il pane lo mette a 100 gradi, anzi forse 200, nel tostapane. Quindi questo pezzetto di pane, che già un po' ha perso l'umidità perché il freezer asciuga, evapora completamente. Quindi se sei bravo a non fare polverizzare la fetta di pane, e se ci metti un qualcosa di umido, ne assorbe subito l'umidità. E viene la bruschetta ideale. Ale. E vi dico che allora la misura è 4 minuti immediatamente dal freezer. 4 minuti. Perché l'ho provate tutte, a 6 è... A 3 è molla, 4 è perfetta. Ok. Allora, di questa possiamo parlare poco, insomma, tonno in scatola, a volte si fa con la maionese, a volte si fa con le patate, che viene un pochino più leggera. Sì. Ma è buona, è buonissima. Il tonno è una cosa... Soprattutto se ci va un po' di capperino buono. Esatto. Tonno buono, ingredienti buoni. Io ci metto anche un po' di acciughette sott'olio. Acciughetta sott'olio, certamente. Spigne e zeste di limone.
Allora, diciamo che è anche un po' divertente come prova. Qui abbiamo dato latticini per dargli la parte spumosa. Potete anche darmela direttamente, tanto... Diciamo che per due cuochi fargli fare la prova della mousse di tonno è anche un po' divertente, perché è, fra virgolette, un po'... Le aste. Le aste della cucina. Sì, le prime... più che altro un po'... Forse non si fa. E qui vi ci voglio. Avvicina. Davis? Sì. Davis Curry? Davis! Devo dire la verità, era difficile da giudicare, perché a ognuno piace un po' più molla, un po' più dura. Allora, gnocchi alla romana? Sì. O fusilli? Gnocchi alla romana. E torna il sorriso, torna il sorriso. Vai, Simo. È la prova di gnocchi alla romana, la prova della... Bravo, grazie. Per la felicità di Riccardo Rossi, gnocchi alla romana. Però potete un po' rivisitarli. Poco. No, vabbè. Dipende da loro. Sono cuochi, insomma, sarà loro pregio, certo, voler fare anche un qualche piattino, eh? Avete 30 secondi per prendere tutto quello che vi serve, altrimenti il campanello qui luccicante servirà per tornare dentro, per aggiungere anche un ingrediente alla vostra ricetta, anziché utilizzarmi. E oggi, insomma, potete anche farla da solo. Insomma, sono la giacca bella bianca, pulita e stirata. Due cuochi. Chi lo sa, 10 minuti per la prova, ma 30 per la spesa. Via! Vi apro la porta. Facciamo basic basic. Come ti piacciono, Ricky? In bianco o rossi? Anche rossi. Allora, semolino, quindi la semola di grano duro rimacinata, fina. Uso l'acqua con un mezzo bicchiere di latte per renderli un pochino più dolciastri. Burro, noce moscata e salvia. Poi fate un ragù rosso, io lo faccio così, uso le spuntature di maiale, sedano, carota e cipolla per fare il soffritto, olio extravergine ovviamente, polpa di pomodoro in scatola, doppio concentrato, salvia e rosmarino per profumarla. Pecorino romano per finire. Bravo Simone mio. Il pepe? Pepe e sale non li elenco, ma ci sono sempre a volontà. E la Davis, esci, stop. Sale e pepe là. Sale ce l'hai lì, eh? Esatto. Un giorno cadrai da quello sgabello. Che bei funghi, il casera. Vabbè, iniziamo, 10 minuti, via! Pezzetto di casera vuole Chiara? Sì. Con questo tocco soffice ha chiesto l'aiuto, davvero? Sì, avrei bisogno che mi stendi per cortesia gli gnocchi coppati su una teglia da forno per gratinare nel forno. Ok. Allora, tu hai già la base di semolino cotto preparata, sì, da noi. Come la arricchisci? La arricchisco semplicemente con un po' di formaggio casera, un filino di pepe e un pizzico di sale. Quindi così bianchi? Così. No, io, ok, quello te lo faccio, okay, io, ma tu come li salzi? Ah, con del rognone stufato con una riduzione di marsala. Il rognone è precotto? Il rognone un filino precotto e da finire in padella. Un bel piatto ricco, perché c'è anche il porcino. Come lo metti il porcino? Trifolato. Trifolato. Bene, gradito. Sì. Allora, dove lavora il ristorante? Non voglio sapere il nome, perché non possiamo, però zona, che tipo di cucina fate? Varese, una cucina tradizionale, ma rivisitata ovviamente sulle tecniche di cottura moderne comunque. Quindi bassa temperatura. Bassa temperatura, esatto. Piatto forte del ristorante e tuo? Dei funghi porcini e della pasta fresca con dei tartufi o delle... pesce di lago, soprattutto perché sfruttiamo la vicinanza del lago. Tipo? Pesce di lago cosa? Mi tipo piace. Tipo lavarello in carpione. Oh, lavarello buonissimo. L'hai mangiato, Ricky? No, il lavarello no, mi ricordo lavarella, che è un monte. Il lavarello no. È buono, è buono. Esiste anche, mi piace molto anche conservato, salato. Allora, lui ha deciso di fare il cuoco quando si è accorto che faceva meglio gli spaghetti al pomodoro di quelli che faceva la mamma. Assolutamente. Assolutamente. E quanti anni avevi, per curiosità?
Pochissime, avevano appena iniziato la scuola, quindi tornavo a casa pomeriggio, la mamma non c'era perché giustamente lavorava e mi dovevo far da mangiare da solo. Bastano? Sì, assolutamente. Vai. Prima elementare, penso. Era un po' lento l'impasto, ho durato un po' fatica all'inizio, però da una parte è meglio così perché poi il forno asciuga un po'. Io quando mangio quegli gnocchi di semolino duri come il muro, pastosi, sono... mi arrabbio. Allora... Il rognone precotto viene leggermente infarinato, entra in casserola con il burro, in padella. Esatto. Spicchietto d'aglio e burro per i funghi? Esatto. Ok. Poi cosa metti? Il casera alla fine? Il casera, sì. E qua vedo la marsala. Sì. Che ci fai? Il marsala ci faccio la riduzione per il rognone. Ok. Arrivo di là. Prima lo faccio per voi. Riccardo, soffre una malattia rarissima. Che praticamente se non ingurgita mezzo chilo di formaggi stagionati al giorno ha dei problemi poi caratteriali. Quindi sì. Basta? Sì. Allora, soprattutto fa piacere per Fiammetta. Non vedeva l'ora. È come quando al bimbo gli dà il ciuccio, è la stessa cosa. Allora, Dennis, qua, pronta qua. Su un bagnomaria invertito. Acqua e ghiaccio sotto, bacinella sopra per fare una salsina fatta con? Allora, abbiamo fatto un impasto di semolino, latte e acqua. E poi ci ho aggiunto dello yogurt greco e della panna. Ok. Ok, ho fatto un impastino, quindi un gnocco un po' morbido. Allora, dai, io vedo poco sul fuoco. Allora, adesso tu devi parlare e cucinare contemporaneamente. Yes, ci facciamo Fai finta che io sia un cameriere. Finta, eh? Yes. Io sia un cameriere che mentre spadelli fai, allora controlla il mio tavolo 5, devi fare la stessa cosa. Cucina e parli. Allora, ci facciamo una pappetta di pomodoro, praticamente il pomodoro cotto con un po' di pane, da mettere sotto poi al gnocco che è già in forno. Cottura. Ah, è già in forno? Sì. Ah, allora sì, ok. E dopo ci faccio un pesto di basilico, una cosa sina semplice. Ora, non voglio aprirti il forno, non lo farei mai. Come l'hai messi? Te, tipo, hai fatto la pallina che poi si scioglie? Ho fatto tipo una meringhetta, okay. Una mousse. Ok, prima si allenta e poi si stabilizza. Esatto. Ok. Allora, il nostro Dennis è sposato con due figli che si chiamano? Salutali. Allora, saluto le mie bambine, si chiamano Asia e Siria. Asia e Siria? E Siria. Nomi semplici, grazie. E mia moglie Laura che... che è a casa. Allora, prima abbiamo parlato dei piatti forti del tuo concorrente. Sì. Tu invece lavori in un wine bar. Io lavoro in un wine bar, brasserie di pesce, sì. E tuo, cioè di tua gestione? Sì. Ok. Di mia gestione... E facciamo specialità pesce. Facciamo solo pesce, siamo amanti del mare, allora ci piace. Ha un titolo il piatto? Allora, dai, ogni chef è una mousse di gnocchi alla romana all'italiana, perché mettiamo rosso, bianco e verde. Semplice. Titolo del piatto? Dai che facciamo un po' di cuochi a fiamme ora. Dai. Gnocchi alla romana con ristretto a marsala e porcini tripolati. Classico classico. È un profumo. Se ti avanza un mezzo porcino, quello piccolino, io dopo a carpaccio nella pubblicità. No? È semplicissimo. Si scalda l'acqua, va cotto praticamente un semolino classico con l'aggiunta del latte all'acqua. Sale all'inizio, così si scioglie bene, e poi versata a pioggia la farina di semolino. Io non vi darei nemmeno le dosi, perché ogni farina prende un'umidità diversa a seconda del tipo di grandezza del grano, quindi si fa un po' ad occhio. Mi raccomando, versate il semolino non fino a che diventa subito duro, ha bisogno di 2-3 minuti di cottura per gonfiarsi almeno un po' e darvi la giusta consistenza. Comunque è piuttosto semplice, perché poi raffreddandosi si compatta da solo. Profumate bene finché è caldo, quindi con un pochino di noce moscata, e lo stampate in una teglia da forno, tipo quella della pirofila, la bagnate prima così poi si staccherà bene, all'incirca 3 cm, a me piacciono piuttosto alti. Nel frattempo si fa un bel fondo di sedano, carota e cipolla, un po' di olio extravergine d'oliva e facciamo il soffritto classico. Lì, a gusto vostro, se volete rendere il piatto bello bello sostanzioso, magari nel periodo invernale, visto che usiamo le spuntature, potete mettere, che ne so, dei pezzettini di cotenna o una giuntina di lardo di colonnata o guanciale per arricchire ancora di più un piatto che già di sostanza ne ha. Comunque, che ci sia o no la parte grassa, poi si aggiungono le spuntature ben pulite, ben spurgate. Se avessero dei pezzettini di osso magari vicini, le potete lasciare prima in un pochino di acqua e aceto, addirittura volendo sbollentarle. Se invece sono ben precise, ben pulite, allora andate direttamente in cottura. Le cuocete prima a fiamma vivace, dovete un po' brusticciarle, deve venire un po' questo effetto brace, e poi dopo si aggiunge la polpa di pomodoro, il doppio concentrato, un paio di bicchieri di acqua, si aggiusta di sale e pepe e si mettono gli odori, la salvia e il rosmarino. Si fa sobbollire fino a che non fa gli occhiolini, e
la salsa si è ristretta, viene bella legata. Io poi prendo le spuntature, questo è facoltativo, le vado a staccare dall'osso, le trito fine e le unisco alla salsa, oppure usate solo la salsa perché prende il sapore. Versate sopra gli gnocchi, io li faccio, li coppo, li metto leggermente sovrapposti in teglia, prima li cuocio in bianco con dei fiocchetti di burro e poi a metà cottura ci vado a mettere la salsa, così ho due consistenze, croccante e dentro cremoso. Spolverata di parmigiano, signori miei, fate solo quello perché è un piatto unico. A Riccardo gli è venuta la lacrima. Da quando mi conosci siete diventato più bravo. Dai, questa era un po' dedicata, ti guardavo anche. Perché quando tu cominci a disossare pure la spuntatura per metterla dentro, sei proprio porco dentro. Ecco. Riccardo, al messaggio... Il messaggio che mi manda mi scrive: sei un porco genio. Sì, esatto. Mi è piaciuta molto. Ti è piaciuta davvero? Sì. Allora, velocemente, perché c'è poco tempo, sento anche un odore di sbruciacchiato, non so che sia successo. Sì. Ai 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 ai, ma quella carta era così black anche prima? Io pensavo. Errori dagli chef oggi. È la carta fatta? È fatta, ha fatto la magia, da bianca è diventata nera. Ai ai ai. Forse è troppo vicino al grill. Allora, velocemente, Chiara, gnocchi, come allora, ti piace? A me piacciono verdi fatti con i bruscandoli, quindi in realtà con le erbette di campo, che si possono mettere sia nell'impasto che saltati in padella e messi dopo, gratinati con un formaggio anche come il casero, ci sarebbe benissimo, da gratinare poi con il burro. A me piacciono proprio. Come l'ho fatto io? Cioè. Fiammetta. Devo dirti che anche a me i gnocchi alla romana mi piacciono così. Bianco. Come sono, in bianco, con una bella punta di noce moscata che si senta. 3, 2, 1, stop! E voilà. Profumo di bruciacchiato mi ricorda una baita. Le castagne ricorda. Ah, ecco perché. È il bruciacchiato famoso di Riccardo. Allora, fermi davanti al tagliere che è come il vostro banco di imputazione dopo il primo boccone di Chiara Maci che sta assaggiando il piatto di Davis. Gnocco tricolore fatto, gnocco alla romana alla mousse. Allora, effettivamente la consistenza ti lascia un po' affumicata, anche un po' fumé, ti lascia un po' perplesso, ma per un motivo: il sapore è buono, anche se un po' fumé. Perché la consistenza è esattamente uguale a quella della passata sotto, cioè in bocca, quindi in realtà acquista tutto la stessa consistenza. Però carina l'idea di comunque di osare un po' e di non fare il tradizionale gnocco alla romana. Sì, Davis si è preso la briga di fare anche l'impasto espresso. Quello sei stato bravo. Grazie. Allora, qual è stato un po' il problema? Forno troppo alto? Ma non conosco bene il forno, sì, un pochino alto. Sì, diciamo che cottura. Poi telecamere, studio, cucina non vostra. Un po' di emozione. No. Se di quel fatto praticamente. È uno gnocco fluido. Uno gnocco fluido. Difficile da fare. Molto buono. Perché è difficile fare un gnocco cattivo. Quando Ricky non dice niente, parla così, è perché vuol mangiarlo perché gli piace. Gli piace? Grazie. E basta. Ne vuoi altri 50? Beh, sono tutto bruciato. No, si è bruciata la carta, lo gnocco no. Beh, indubbiamente è un'interpretazione molto personale degli gnocchi, che come tali lo gnocco alla romana è già molto morbido. Il sapore amarognolo io lo trovo molto interessante, questo bruciacchiato. Quello di cui avrei fatto francamente a meno è il pomodoro. È vero che è patriottico, però non lo avrei messo perché copre tutto. Grazie Ricky. Infatti torna il bruciacchietto. Torna questo famoso stile bruciacchier, famoso proverbio, chi va per fratte, la minestra gli è via de fumo. E da lì è nato. Gnocchi alla romana più originali, aia, con rognone glassato al marsala, porcini e casera filante. E che te lo dica fa di spolverata. Guarda sopra. Guarda quanto gli piace quando fa così. Vabbè. No, è ottimo, ma non solo per gli ingredienti, ma perché...
hai creato una sorta quasi di condimento di sugo, effettivamente molto sugoso, cioè una cosa che va a coprire bene e che quasi penetra all'interno dello gnocco. Quindi ottimo. Se non ti va il fungo, lascialo. Sì, bravo, mi hai dato un'idea. Senti, guarda, per fiammetta lascio il boccone d'oro e mi prendo questo laterale. In modo che... Oh! Sì, adesso... Riccardo ha la bocca come la coda di rospo. È retrattile, fa così. Dovete guardarlo al rallenti. Buonissimo. Mentre aspetti il voto, prepara un'altra tre. Funchetto. Questo è un piatto molto sulle corde di fiammetta, secondo me. Io credo. È un piatto unico, evidentemente, perché c'è la carne, c'è il fungo e c'è il formaggio. Questo insieme di condimento è molto preponderante sul sapore molto delicato dello gnocco. Quindi molto ghiotto, ma forse un po' meno raffinato di quello che pretenderebbe di essere un gnocco alla romana. Signori miei, i piatti li avete spolverati, però. Sì. Questo è quello di Davis. E questo è quello di Stefano. Anche molto diversi come tipologia di cucina. Bravi. 14-10 per Stefano. Problemi di settaggio di forno, ma la risolviamo. Adesso, cari amici telespettatori, sì. Io ho un appuntamento con questo porcino crudo, delle fettine di casera, un pizzico di sale e un goccio d'olio. Quindi, tempo 2 minuti della pubblicità e torniamo. Devo dire che quel coltello Simone l'ha fatto balenare come sembrava una lama rotante. Nelle nostre pause, signori, noi mangiamo. Allora, signori, qua Stefano ha vinto 14-10 sul suo rivale. Entrambi i cuochi, ripeto. Anice stellato. Sì. O cumino. Anice. Anice. Anice stellato. Poi o anice o anice stellato, potete sceglierlo voi. Questo è l'ingrediente per la prova di creatività. Ah, la adoro. Mi piace molto più dell'anice, l'anice stellata, un po' più delicata, più aromatica, ottima nei dolci, ottima nei salati. Voi potete farci un po' quel che volete. Mi raccomando, deve esserci nel piatto, a parte che con questa è abbastanza semplice perché spigne, spigne. Come dicono a Roma. 30 secondi per fare la spesa, via! Allora, che prendiamo qua? Allora, qua abbiamo del merluzzo cubettato, abbiamo dell'alga wakame, abbiamo dei capperi, dello spicco d'aglio, pepe bianco. Quindi la marinità, il salmastro dell'alga con l'anice stellato potrebbe essere interessante. Di qua invece tiriamo fuori rosmarino, erbette varie, finocchio, sambuca che riprende ovviamente l'anice, zafferano, questa cos'è? Fondo d'arrosto. Ah, fondo bruno. Agnello? Agnello. Stop al tempo! Qua si vede la cucina dei ristoranti, di qua un po' più succosa, visto anche il piatto di prima, di qua si passa più sul pesce, perché lui è più esperto di pesce. Questo è il bello di essere cuochi d'Italia, tutti diversi. 10 minuti, via! Allora, parto da Stefano, che sembra, poi magari dico una stupidaggine sì. assoluta, però vedendoti cucinare il piatto di prima sembrava più, prendiamola alla larga, una sorta di formazione francese, nel senso ho visto burro, ho visto... comunque anche un tipo di impiattamento, un glassaggio così. Esatto. Sei stato in Francia? No, però ho voluto anche lavorare con comunque parecchi chef su impatto francese, quindi burro, quindi salse ben legate, quindi... Tutto. Parti con che... il soffritto e ti dirò chi sei. Certo.
Se guardi il mio, Simone, mi ricollochi alla preistoria. Allora, Dennis, però, ragazzi, voi no, eh? Allora, hai messo dell'anice dentro o ce lo metterai? No, lo metto qua, flambo un po' il merluto con un po' di infuso d'anice. Poi una parte... Flambi? Lo bagno. Ah, lo bagno, okay, sì. Pensavo fosse alcolico. No, lo bagno e dopo lo metto su un bicchiere e faccio una parte di merluto, faccio un po' di crema, con sempre con della... Sarà la salsa di condimento. Esatto. E le alghe le lasci così a secco? Le alghe le faccio un pesto. Polvere? Faccio, sì, frullo un po' di olio in modo tale che... Ah, sì. Ok. Perfetto. Wakame, mi hai detto? Sì, alghe wakame. Ok. Dai. Da solo. Eccoci. Allora, stavo praticamente infarinando le costolette per rimanere ovviamente come cottura all'interno un po' più rosate e all'esterno un po' più dorato. E l'acqua cosa sobbolle? La sobbolle è un fondo di acqua con zafferano e anice stellato, a cui poi ho aggiunto dei finocchi per farci un tortino. I finocchi appunto all'anice stellato. Li ripassiamo appena in forno? Li ripassiamo 2 secondi in forno. Quindi quella cosa importante. Avete ancora tempo, se siete bravi, perché vi vedo già a buon punto. Allora, vado, mi appropinquo qua a dare la mia ricettina. Io faccio una cosa molto semplice, cioè lo amo come profumo per la frutta cotta. Quindi prendo le perine, che piacciono tanto a Riccardo, la pera Williams, le pelo. Lascio il picciolo, cerco di farlo anche in maniera un pochino precisa, cioè vado un po' in diagonale, in modo che poi dopo, quando è cotta e sarà rossa lucida, ha un bel effetto specchiato. Scaldo un buon vino rosso. Io faccio questo, è un trucchetto, poi va bene qualsiasi vino, più che sia piuttosto corposo, però io utilizzo il novello passato. Quando si compra il novello va bevuto subito, io a volte ne compro tanto, lo lascio in casa e è un ottimo vino anche poi quando è passato, non più da bere ma per le cotture o per farci la sangria. Questo è un trucchetto. Quindi utilizzo un vino rosso che faccio dealcolizzare in una bella casseruola, circa anche 2 bottiglie almeno. Lo faccio perdere l'alcol, lo zucchero con zucchero di canna, aggiungo l'anice stellato, aggiungo una puntina di rosmarino e un pizzico di sale a questo sciroppo dolciastro. Quando, diciamo, tirandolo su col cucchiaio me lo lascia leggermente velato, è ancora liquido, non è proprio sciroppato, aggiungo le pere all'interno. Ovviamente la pera intera, anche con con i suoi semi dentro, soltanto pelata. Le lascio dentro prima 5 minuti sul fuoco, poi spengo, lascio con il coperchio e le lascio raffreddare nel suo brodo. In pratica con il brodo caldo di vino e anice stellato arriva a penetrare dentro la polpa piano piano, le rende rosse, porpora e sono buonissime. Poi tagliate a fettine e servite con un gelato. E con ovviamente il suo fondo di sciroppo di vino e anice stellato. Sì. Oppure per quando mi fanno in alcuni posti, magari non c'è la macchinetta, mi fanno un caffè schifoso, sì. Perché spesso se la moca non è curata, trattata bene, tra guarnizioni eccetera, il caffè viene un po' schifoso, a volte metto un pezzettino di anice stellata nell'acqua della moca, sì, certo, per mi dare si una... profuma. Però io sono anche uno di quelli, tutte le misure, io sì, ce l'ho da una, moche, da 3 e da 6, sì. Chiara Macis. Allora, sai Timo, che io ti avrei detto, o le pere come le fai tu, perché effettivamente io l'anice stellato lo uso o per fare quelle pere che hai detto tu con il vino, oppure per fare le confetture e le mostarde, i chutney, cose del genere. Certo. Per cui se devo fare il chutney di mango o se faccio, non so, la confettura di pesche gialle, metto dentro l'anice stellato che poi tolgo prima che solidifichi. Non lo uso tanto nel salato, infatti sono curiosa delle ricette loro. Sai che anche in alcuni cocktail sta bene? Sì. Per esempio la sambuca. C'è anche la sambuca di anice stellato. Esatto. Finito. Fine, sambuca. Ha detto ricetta, sambuca, oh. Finito. Vuoi dire, per esempio, il martini inventato da Bond, il martini Vesper, sì. Che dentro aveva qualche goccia di lillè che ha un profumo di anice. Comunque, a me le spezie piacciono tutte. Vorrei dire una cosa, che è importantissimo perché le spezie abbiano il loro giusto profumo, che siano fresche. E quindi questo è il punto, bisogna trovare un fornitore che ha le spezie fresche, perché quelle vecchie che stanno lì addirittura cambiano il sapore. La curcuma, per esempio, diventa amarognola, mentre originariamente è aromatica, profumata. Quindi
Per esempio, quando a Torino c'è al mercato di Porta Palazzo, è un posto dove si trovano le spezie fantastiche. Sì. Ci ho detto, a me piace le spezie, averle fresche, poi le faccio scaldare un pochino nella padella, si tosta leggermente in maniera che tutti gli aromi oleosi si sprigionano, poi si lasciano raffreddare e con il numero di spezie che hai scelto, potrebbero essere solo queste oppure di più, ti fai un sacchettino e questo sacchettino lo tieni poi chiuso per mettere dentro i vari ingredienti, per esempio le tue pere in cottura. Ok. Qua stiamo mantecando la pasta, finalmente, una pasta che va in padella da sola con la salsa e l'acqua, senza che lo debba dire io. Bravi! Grazie. L'hai fatta la salsina, eccola qua. Sì, io ho fatto una salsina. Sì, che poi l'alga a secco non è che dà... Che dà un gran profumo, forse quasi quasi opto a metterla sbriciolata. Che... A me, o le sbricioli oppure sì, queste esatto. Qui leggermente ammollate, a me piacciono, ho fatto... scottate, ci faccio le insalatine salute in padella. Esatto. Pensare che quando ero piccolo mia mamma ha dovuto fare una cura che mangiava le alghe, però mangiava la kombu, che comunque è pesante da mangiare, mentre queste qua tipo trifolate, la ijiki, quella fatta a bastoncino sottile, fatta con l'uvetta, i pinoli, la cipolla, in padella sono buonissime, per chi volesse un po' avvicinarsi a queste cose che non sono nelle nostre corde, nel nostro palato. Allora, di qua Stefano sta impiattando. Allora, sta ovviamente emulsionando la parte grassa dalla parte succosa del fondo d'arrosto per nappare le costolette che sono state scottate e, se non erro, finite in forno, perché vedo della carta qua. Come si usa fare, diciamo, per questo tipo di cotture, dove bisogna lasciarlo rosato e in padella si arriverebbe a cuocere troppo il fuori. I finocchi sono già diventati tortino, vi devo dire stop! Stop, stop, stop. Non usi questo di olio? Ah, non l'hai deciso di no? L'ho cambiato. Ok. E voilà. Il capperino c'è? Il? Cappero. Ah, il capperino. Ho deciso di non metterlo perché la salinità è già alta dal è pesce. È già data, esatto. Vai, dillo. Abbiamo deciso di non mettere il cappero. Ma abbiamo! Perché... Ho deciso! Perché sennò diventava troppo salato. Perché la salinità del pesce, perché lui è abituato con i pesci di lago, no? Certo. Quindi ha detto, ma sei... Giusto. Bisogna essere scaltri, come una faina. Questa è la pasta di Davis. Ma Davis da cosa deriva? Sì. È un nome che mi ha dato mia madre. Quello sicuro. Stava vedendo una partita di tennis. Allora, Davis sì. Deriva praticamente, parlando con dei clienti belgi, mi sembra, adesso non vado a memoria, il nome Davis proprio è nella loro lingua significa the fish, il pesce. Ma è una cosa... Dovevi fare per forza sto lavoro. Sei identificata completamente. Quindi sei sbagliato la cottura, ora siamo rovinati. Vai, Chiara. C'è la cottura, molto buona. Bravo, ma soprattutto perché la mia paura era qui che l'ingrediente fondamentale magari venisse un po' meno. Invece si sente molto bene e mi piace. In abbinamento è anche l'alghetta che rimane un pochino croccantina. Sì, buona la scelta di non usare... Abbiamo fatto sì. La pasta abbiamo sempre. Ma perché no? Ma perché i cuochi, i chef parlano i maestati. C'è, buona. Grazie. Allora, forza. Forchettata, così proprio in amicizia, giocoliere con le posate, Riccardo. Sì. Se vuoi prendere un pochino più di cernia. Dov'è? Tutta cernia, Ricky. Merluzzo, però lui, per lui è cernia, perché. Mangia un po' di pescino che ti fa bene a mamma. Ti voglio bene. Dai, dimmi. È buona! È buono? Sì. Anche l'alga? Mo c'era l'alga pure questa. Beh, un po' seccage. È alga. L'alga è seccage perché è seccata. Ricordo che la linguina era di Camut. Di Camut. Ma è la linguina che nasce a Roma. Perfida, no? Perfida. Ah, perché? La linguina è perfida. Perché dà il colpo di coda. E poi, siccome è sagomè, in bocca fa un po' come mi pare. Addirittura. Sagomè. Ellittica in sezione. Esatto. È un'interpretazione molto interessante perché lui ha fatto una cosa, questa specie di
infuso. Lui ha utilizzato acqua bollita con l'anice per... questo, che è come un brodino, un brodo, con il sapore di anice, il quale combina benissimo col pesce naturalmente ed è contrastato dal sapore salino dell'alga. Ebbene, grazie. Ero preoccupato all'inizio, perché era un po' difficile, invece se si equilibrano bene le dosi, il risultato c'è. Posso dirlo? Lo dico io? Si mangia con le mani? Assolutamente sì. Dai. Ragazzi, la costretta d'agnello, secondo me... Farei la felicità di Riccardo così. Bravo, bravo. Con tortino, allora, la costoletta è cotta, sfumata con un pochino di sambuca e poi glassata col fondo d'arrosto e poi finita in forno. Che grasso. E poi il tortino sotto, invece, sono finocchi scottati appena in un brodetto di acqua, zafferano e anice stellato. Ma dai. Allora, è molto buono anche questo, tra l'altro ottima presentazione anche in questo caso. Devo dire che qui lo zafferano copre un po' l'anice stellato che non si sente così bene. È un ottimo piatto. Quello che ti rimane in bocca sicuramente è meno sapore, meno proprio effetto quasi balsamico dell'anice stellato che avevo nel precedente piatto. Quindi un po' la meno. Cottura mi sembra un... è un po' rosatino dentro. Lo volevi lasciare rosata così? Io sì, perché... sono del pensiero che a me la carne più la si cuoce, più diventa dura, più diventa anche... Io dico sempre, no? E qui non voglio difendere loro, però lo faccio così. Se io faccio un piatto di petto d'anatra, petto d'oca, di agnello, che deve rimanere rosato, e una persona mi dice me la dai più cotta, io faccio cambia piatto. Certo. Perché quelle sono carni che vanno lasciate un po' parecchio rosa. Guarda, qua non so dirti molto, il finocchio mi piace, devo dire, l'anice stellato un po' missing. Ma tu pensa, Ricky, vedi, io ti abbraccerei, perché tu adesso dici con questa fierezza dei commenti giusti su un piatto che quando ti ho conosciuto avessi detto che l'anice stellato, ma vattene a casa. Bravo, bravo. Il ragazzo gioca bene, è migliorato. Non mi sento di mangiarla con... perché mi sembra un po'... fai come vuoi, tu hai la licenza poetica... No, però poi ne parlo. Molto buona, è cotta al rosa. L'anice si sente, è vero che non ti arriva immediatamente, ma ti poni la domanda, com'è che ha questo profumo? Quindi lo trovo molto garbato. Beh, vedete che quando si parla di piatti finiti, anche la giuria diventa anche più puntigliosa e va a scavare meglio nel dettaglio, come è giusto che sia. Adesso segna il pensiero con il pennarello celeste per Davis, hai capito? Per poi passare al piatto di Stefano. Posso? Mentre votate? Ero curioso perché pasta con l'anice mi incuriosiva molto. Oh, scirocco. ...14-11 per Davis stavolta. 25 Stefano, 24 Davis. Un punticino solo, ultima sfida. Attenzione! Batte il cuore. Finger food o aspic, non lo mangiano. Deve essere stupendo, non bello. Da voi voglio piatti stupendi. Allora farei l'aspic. Mi sento... sì. Di far l'aspic. Davis si sente di far l'aspic, quindi è l'aspic il piatto per la prova di presentazione. Aspic. Retro. Avete già tutto di fronte a voi, giocate con gli ingredienti, giocate con i colori, anche se non ha tanto senso magari la ricetta. Potete farlo, perché qua lo valuteremo soltanto visivamente. 7 minuti per voi, c'è un punto solo da riprendere. Via! C'è un kit di poche fiamme che entrerà nelle cucine di un ristorante stavolta, più che in casa. Allora, parto da Davis, che è in svantaggio di un punticino solo, che
niente, però... Recuperiamo. Dai, come? Allora, qua facciamo una... Ho in mente di fare uno spritz che è una bevanda... Una... Chiara Maggi se ne beve 20 la a sera. Invece la conosco pure io. E lo facciamo praticamente in spritz apro. Faccio dei cuori di prosecco, dei cuori di lapro, con delle olive e delle bucce di arancio all'interno e... Allora, ci piace... Io lo faccio con il pompelmo rosa, che ci metto una bella fetta, un pochino ce lo spremo dentro. Provatelo, dà una freschezza stupenda, perché l'arancia è un po' più dolcina, quindi viene un po' dolciastro per me. Con il pompelmo rosa è una favola. Quindi lui fa un cocktail trasformato in gelatina. Di qua? Io faccio un aspic noir alle seppioline. Ah, elegance. Sulla Francia. Non volevo dirlo, però. Mi raccomando... Ad entrambi la scelta del piatto, il colore, perché tu usi il nero, quindi per cui o vai a sbalzo sul bianco, o vai sul trasparente, o vai sul nero, su altri colori. Riccardo, a chi li dia gara in casa? Sono stato tante volte ad Aspic in Colorado. Aspen sarebbe. Scusa, adesso... Riccardo sia sull'Aspic. Ma che no. Ricordami, cos'è? Una gelatina, un gelé, sì, una... Sì. Allora, di solito il più classico è carne, metti che puoi fare un bollito aromatizzato. Mamma mia, mamma mia. Che lo vedi nelle gastronomie. Sì, mi ricordo. Allora, con tutti i pisellini sopra, le carne. Io ne ho mangiato veramente di questo Aspic, come lo chiamate voi, credo chilate e chilate. Sì. E lo sfragniamo con questa... forchetta d'argento, però dentro questa terrina, questo terroir. Era di vampiro il codice. Cioè, una volta schiacciato, ci sono due varianti straordinarie: o il limone, ti insegno questa cosa, olio e pepe. Oppure pensa io, l'aceto di nonna. Esatto. Lo mangiavo così e poi andavo a dormire. Sempre... Ah, ma te mangiavi quello confezionato? Sì, certo. Figurati. Sì, certo. Sì, certo. Con questa mucca che fa così. Sì, esatto. E come fa l'Aspic? È dissacrante. Fiammetta? A me personalmente piace molto di frutta, con i vari strati di gelatina fatti con tipi di alcol e sapore differenti, in maniera che tu per esempio hai la fila delle arance con il Cointreau, poi fai raffreddare, poi dopo fai un'altra fila con le fragole, metti che ne so, ecco. Sul web non impazza, mi sa, l'Aspic. Guarda, sono sincera, è una delle cose che detesto di più, probabilmente da vedere, da presentazione, infatti sono contenta che sia capitato nella presentazione. Presentazione può essere bellissimo, perché come diceva Fiammetta, metti i colori, non so, il rosso della fragola, l'arancio dell'arancia, però da mangiare proprio a me la gelatina, ma probabilmente proprio perché anni 80. C'è una però, di quelle cose però, che però, vedi... Però, sì. Devo dire al mio Riccardo e agli amici a casa che sì. l'agar agar, che esiste in stecche, in fiocchi, e in questo caso è il migliore, in polvere, perché si scioglie a caldo e agisce a freddo, come tanti gelatinanti, è diverso dalla classica colla di pesce, perché a parte che resiste molto di più alle alte temperature, quindi in teoria potresti poi servirlo ambiente, anche quasi intiepidito, che non perde dopo, ma non ti dà quell'effetto come la gelatina che si rompe, bensì si scioglie, quindi in bocca la gelatina classica ti dà quell'effetto che si sbriciola a pezzettini, mentre la agar agar, quando risente il caldo, si scioglie. Beh. E quindi dà un effetto cremoso, non budinoso. Ho capito. È un ottimo. Fra l'altro Pensante. Fa molto molto bene. Manca un minutino e mezzo anche. Io vi dico un'altra cosa, visto che la agar-agar fa molto bene, diciamo che tende a purificare anche l'intestino. E io lo uso così, ce l'ho sempre a casa, ad esempio, prendo della frutta di stagione, che siano delle pesche in estate, delle fragole, oppure melone invernale, insomma una frutta anche un po' acquosa, la taglio a pezzi, ne cuocio un terzo, la frullo a caldo, ci aggiungo la agar agar, lo mischio, quello in fiocchi si scioglie veramente in 30 secondi, un minuto, dovete vedere che si siano sciolti, infatti con il cucchiaio tirate su e sul dorso del cucchiaio dovete vedere non aver più i fiocchettini, i pallini. Aggiungo a quell'altra parte di frutta che lascio cruda, sempre frullata, perché così non straccio la frutta,
e vado, mischio e metto in frigorifero. Poi la taglio a cubetti e la uso come tipo fruttini, quasi come spezza digiuno. Fa benissimo sia al gusto sia alla salute. Allora, conto fino a 3, 2, 1, stop! Ah, dentro c'erano le olive in uno e le arance nell'altro. Devo dire bravi, perché comunque in 7 minuti fare l'aspic non era per niente facile. Molto bravi, c'è un punto solo e purtroppo c'è anche un kit solo, quindi soltanto uno di voi se lo porterà al ristorante. Ve lo diciamo dopo la pubblicità. Chi? Sto ancora battendo le mani ai miei due concorrenti perché sono proprio bravi. E che te lo dico a far, sono due cuochi. Oggi abbiamo deciso di farli sfidare, due professionisti, di solito non succede a Cuochi e Fiamme. Conduce Stefano su Davis, 25 a 24. La sfida è stata ardua. Anche il tema dell'ultima prova è stato difficile, perché comunque dare un aspic da fare in 7 minuti, da caldo a freddo, era difficile. Quindi diciamo che qui è un po' colpa anche degli stampini, se si è un po' rotto. Valutate anche l'idea, lo sbalzo di colori, eccetera. Allora, per quanto appunto dicevo prima non mi piaccia l'aspic, poi quando lo presenti è bellissimo. Diventa una cosa estremamente bella. E la cosa più bella forse è che dentro la gelatina tu intravedi gli ingredienti che tu hai messo anche fuori. Quindi molto carina l'idea di richiamarli fuori e di usare un piatto che richiama la trasparenza dell'aspic. Quindi per me piatto azzeccatissimo, ingredienti anche e carini questi cuori insieme. La Chiara Macci fa il bagno nella vasca con lo spritz. Allora, amici che state a casa, me le mandi voi? Amici che state a casa e che come me non capite niente, vi dico che sapere che in 7 minuti da quella cucina che io conosco molto bene sia uscito fuori questo miracolo, per me è inspiegabile. Questa trasparenza, vedere le cose, sapere che dentro è fatto con lo spritz, è una cosa che io non riesco a concepire. Devo dire che qui c'è il vero spirito, il concetto dell'aspic, che è quello della trasparenza, perché la gelatina è come una pelle e dentro tu vedi gli ingranaggi. Quindi lo trovo un piatto originale come idea e anche come presentazione. Grazie. Qua non c'è la trasparenza, però aspic è. Il piatto di Stefano che ha fatto una seppia noir. Guarda, l'eleganza dell'aspic, cioè come rendere bellissimo un aspic, in questo caso non può non piacerti, perché se a qualcuno può non piacere la trasparenza, in questo caso è un'idea molto carina, perché anche a vederlo non ti viene in mente subito un aspic, proprio perché manca quell'ingrediente. Sembra un dolce. E quindi secondo me colori fantastici abbinati insieme, fatto con estrema maestria, molto bello. Mi lascia bocca aperta. Cosa vedo? Del sale dell'Himalaya? Sì. Ormai che cosa capisco? È una cosa assurda. È un piatto di un'eleganza pazzesca, devo dirti. E quindi pensa, in questo caso, la Ney, se giustifichi. Le sorti. Ma tra l'altro questo piatto non viene mai utilizzato. E invece, per la prova, vedi? In questa sua eleganza così, sì. Ci sta. Non ti aspetteresti che sia salato, perché potrebbe essere La mela stregata. Sì, potrebbe essere di cioccolato, potrebbe essere di prugne, potrebbe essere di tantissime cose, però ti devo dire che per me c'è un fatto che non è trasparente. Siccome io credo che la forza, il fascino dell'aspic stia nella trasparenza, ecco, questo qui per me è un dato meno positivo. È meno aspic. Vabbè. Signori miei, votate! Piatto di Davis, non guardate voi, mi metto qui, non spiate. Per poi passare al piatto di Stefano. Ma te guarda che mi tocca, ho fatto l'alberghiera anche.
E dai! "15-14 per Davis, quindi riprende il punto, sono pari! Pari! E quindi mi dispiace, niente kit, no scherzo, due kit, due kit. Venite con me voi, signori miei, guardate cosa vanno combinato in 7 minuti. Oggi erano pochi, così c'era presa in questo modo, domani saranno persone come voi che volete cucinare il massimo un quarto d'ora di tempo con ingredienti spesso reperibili ovunque e con il commento di tre giudici. Due giudici preparati, è un pazzo. È un pazzo, sì. Ti ricordo che abbiamo uno chalet, andare a Naspec, Colorado. Ah, a Naspec. Com'è che aspetta, aspetta, vieni qua. Vieni qua. Mi saluti per favore, mi fai vedere come fa l'Aspec quando lo servi? Facciamo occasione.